dirò soltanto una cosa. Maledetta Wami. Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, siamo qua per parlare della nuova ROM della Amazfit 6 che finalmente è pronta e è stata rilasciata. Ma prima di tutto voglio farvi gli auguri di buon anno e di buone feste. Ovviamente non ho fatto un video finale prima di andare in vacanza, prima di prendermi una piccola pausa da YouTube e da altri lavoretti che faccio. Quindi ve li faccio adesso, tanto già che in Cina, in Giappone, buon anno si dà fino a fine gennaio, quindi buon anno. Sono stato via praticamente 2 settimane, soprattutto per staccare da YouTube, perché per il resto sono sempre stato disponibile. Comunque ho lavorato sull'Amazfit, ho lavorato su altri miei progetti, sono sempre stato disponibile sulla mia pagina Facebook a rispondere a chi avesse bisogno, ho aiutato chi aveva problemi con il flash, chi aveva problemi in altri tipi, chi aveva bisogno di consigli su degli acquisti, sono sempre stato disponibile, anzi rinnovo la mia pagina Facebook, Nicola Sagliano normalmente, dove potete contattarmi se avete bisogno, lì sono sicuramente disponibile. A volte capita che non riesco a rispondere in una giornata, magari impiego 2 giorni, però cerco di rispondere sempre a tutti. Quindi la cosa più grande l'ho presa proprio da YouTube, perché comunque per quanto mi piaccia fare video, mi sto divertendo come hobby, occupano comunque davvero parecchio tempo tra registrare, editare, caricare, soprattutto con la mia connessione che è lentissima. Faccio davvero fatica, però ho voluto riprendere soprattutto con la Amazfit 6 per poi portare nuovi contenuti che ho in mente durante tutto questo anno, soprattutto magari incentrati nel mondo della tecnologia, sì, però sia sul lato software che magari anche di tecnologie innovative come possono essere le criptomonete. Devo ancora valutare bene su gli argomenti da portare, però ho già diversi video in mente, quindi state pronti. Ma basta parlare di me, parliamo di lui. Ho iniziato il video dicendo maledetta Wami perché ho perso davvero tantissimo tempo per sistemare il problema della connessione con gli iPhone. Purtroppo chi ha Android non può sapere di questa disavventura, ma chi ha iPhone sta aspettando questa versione da ormai 2 settimane, perché da quando è stata rilasciata la nuova applicazione, la 2.0, in concomitanza con la presentazione del Amazfit Stratos o Pace 2, come vogliamo chiamarlo, è arrivato questo aggiornamento per iPhone che ha reso incompatibile il vecchio ROM dell'Amazfit, e i ragazzi che avevano iPhone sono dovuti andare ad installare o una vecchia ROM americana o altre ROM custom per risolvere il problema. Praticamente il grosso dell'aggiornamento di questo ROM ho perso tempo per farlo per i ragazzi che avevano iPhone, e quindi di sviluppi miei particolari ce ne sono davvero pochi in questo ROM, un po' di ottimizzazioni, un pochino di cose che adesso andremo a vedere insieme. Però il lavoro più grande è stato fatto proprio per gli utilizzatori di iPhone. Un'altra piccola precisazione che faccio già all'inizio video, così non faccio dopo mentre faccio vedere le cose nuove: ho tolto gli aggiornamenti OTA per questa versione, quindi nel menu della Amazfit non troverete più aggiornamento online ma solo aggiornamento locale. Questo per diversi problemi, sto risviluppando tutta quella parte perché il vecchio metodo non mi piaceva tantissimo. Inoltre ho utilizzato un sistema, ho i file salvati su S3 che è un servizio di Amazon per lo storage dei dati, solo che non ho fatto bene i conti, stavo spendendo davvero tanto di download per via di altri problemi, quindi non mi piacevano neanche queste spese troppo elevate per un servizio comunque che offro in modo gratuito. Quindi voglio riorganizzarmi un attimo e vedere di offrire un servizio di maggior qualità ma con meno spesa per me, e sicuramente che funziona meglio rispetto a quello attuale. Ci sto già lavorando, sono stato preso anche da altri progetti sempre sull'Amazfit inerente alle notifiche ed altre cose smart che, diciamo, mi sono appassionato di più, e mi sono messo a lavorare su quelle, non sugli aggiornamenti OTA, però vedrò di recuperarli perché è una parte che avevo già fatto e voglio sicuramente renderla disponibile. Ma ora basta chiacchiere, andiamo a vedere le nuove novità di questa ROM. Ok, allora vediamo cosa c'è di nuovo. Devo dire, come detto, non c'ho tantissime novità sostanziali, a parte la compatibilità con iPhone, che comunque era importante riottenerla. Partiamo dalle notifiche, penso sia la modifica più grande di questa versione. Allora, adesso il menu di notifica è leggermente diverso. Faccio vedere, vi mando qualche notifica, non ne ho di comode da fare, quindi userò i test direttamente dall'applicazione. Ok,
posso vedere che la notifica è uguale a quella vecchia. Adesso me ne mando le altre. La differenza ce l'abbiamo nel momento in cui andiamo a recuperarle. Sono in questo menu, quindi non più una sola grande. Con lo swipe verso destra possiamo cancellare la notifica, con lo swipe verso sinistra possiamo bloccare quell'applicazione in modo che non ci mandi più notifica. Se no possiamo aprirne una per vederla, oppure tenere premuto per cancellarle tutte. E questo è importante, fate tenerle premuto, visto che poche persone lo sanno, stanno lì a cancellarle tutte. C'è una funzione comoda. Sicuramente migliorate rispetto a prima come gestione complessiva, purtroppo abbiamo sempre gli stessi problemi con le applicazioni tipo WhatsApp, Telegram, quindi con messaggi doppi rimangono due messaggi non letti da quella chat e non purtroppo la parte comoda di avere i messaggi singolarmente. Li stiamo cercando di risolvere e spero di riuscirci per la prossima versione o al limite quella dopo ancora, so. Dipende quanto tempo avrò per lavorarci. Mentre, come vi dicevo all'inizio, se torniamo nelle impostazioni del menu della Mazit, qua vi ricordo sempre, se andate in informazioni potete vedere la versione della Mazit, in questo caso la 6.0, quindi sicuramente non vi sbagliate. Se avete una volta installato, non andate a vedere più quello di sistema, la versione della Mazit la trovate sempre qua, quindi sotto il menu Mazit in informazioni. Sotto il menu sistema ho aggiunto vibra lo sblocco, niente, molto banalmente come dice il nome. Una volta attivato, quando andremo a sbloccare l'orologio, avremo una vibrazione. Questa è una funzione che era disponibile nella dev, non è mai arrivata effettivamente nella versione stabile, però alcune persone si erano affezionate, avevano chiesto e l'ho reintrodotta. Io personalmente non la trovo troppo utile, quindi la disattivo. In pianificazione la rotazione del polso è stata sistemata, aveva un fastidioso bug che dopo il primo giorno non funzionava correttamente, adesso è risolto, l'ho provato a lungo, ha sempre funzionato bene, in caso ditemi se trovate dei problemi, però dovrebbe funzionare finalmente. Task Manager, QR Code, una cosa, il QR Code, mi ha detto nel video, questo QR Code che esce qua funziona solo con Android, purtroppo per chi ha dispositivi Apple questo QR code non funziona, quindi dovete far uscire il QR code dal factory reset, quindi se volete ricollegare nuovamente o per la prima volta ad un dispositivo Apple e lui è attivo, dovete andare nel menu dispositivo e fare un reset di fabbrica, è l'unico modo purtroppo per collegare, per avere un QR code che è collegabile con iOS. Nel menu aggiornamento è sparita la voce online temporaneamente e niente, dalla parte del menu Mazit questa volta è tutto. E vediamo un'altra grossa modifica, un'altra invece bella modifica che abbiamo introdotto nell'applicazione nuova e con questa ROM. Andando in mio dispositivo troverete in settaggi dell'app gestione file, che ci permette di caricare i file MP3 e le tracce GPX da eseguire direttamente dall'applicazione senza far nulla, molto comodi, e dopo li troverete direttamente sull'orologio. Piccola nota, i file GPX per essere visibili dall'applicazione devono essere nella root del telefono, quindi sotto la barra, sotto la radice, se no l'applicazione non è in grado di vederli. Per il resto invece abbiamo tantissime altre migliorie nel lato GPS, nel lato del riconoscimento del sonno. Abbiamo dei miglioramenti nel controllo musicale, anche se non l'ho ancora provato, però hanno detto che è migliorato un minimo. Non so se ci sono ancora quei fastidiosi bug quando chiudi un'app e rimane aperto, non l'ho ancora verificato. E niente, per il resto questa è, diciamo, una panoramica di tutto quello che troverete nella nuova ROM. Quindi queste erano tutte le novità della ROM. Cioè dire che tante cose particolari sono comunque comode, il passaggio della musica, dei GPX direttamente dall'applicazione sono ottime. Se vuoi mi rendessi disponibile il caricamento del watch face direttamente dall'applicazione, tanto come abbiamo adesso i file musicali e i GPX, sarebbe davvero ottimo e sarebbe carino anche poterli scaricare direttamente senza collegarli dal computer, robe che si potrebbero fare tranquillamente, spero che vengano introdotte. Per le notifiche il miglioramento temo che non ci sarà da parte loro, io ci sto lavorando perché mi sono stufato di aspettarli,
sto cercando di migliorare sia il problema di WhatsApp, quelli che conosciamo tutti, e integrare delle risposte. Poi però non voglio anticipare troppo, dipende quando, cosa riuscirò a fare in futuro, però ci sto lavorando. Vi invito, come nel vecchio video, a scrivermi qui sotto tutti i miglioramenti che vorrei, se vi viene in mente anche una cavolatina che può essere utile, come appunto, come vi ho visto, aggiunto la vibrazione allo sblocco, che c'era già nella versione dev, ma non è mai arrivata nella versione stabile, ho voluto riportarla io, magari che funziona anche un po' meglio rispetto a come funzionava la vecchia. Sono cose che in realtà sono piccolezze, però aiutano a rendere l'orologio un po' più completo. Se avete idee del genere, sono pronto a leggerle, a rispondervi e dirvi se si potrà fare, se non si potrà fare. Alcuni di voi mi avevano chiesto alcune cose che pensavo fossero semplici, in realtà sono rilevate davvero molto più complicate, come sbloccare direttamente l'orologio alla notifica o accendere la retroilluminazione. Questo perché purtroppo non è un Android standard, bisogna andare incontro al software della Huawei che fa cose particolari per delle loro ottimizzazioni, quindi è molto difficile accedere anche a cose che su Android sarebbero molto banali fare. Quindi quando dico sempre si può fare, non si può fare, finché non metto mano al codice non so davvero quanto sia complicato e quanto no. Quindi quelle cose lì in realtà ho provato a farle, ma ho portato via un sacco di tempo e non ci sono riuscito al momento. Vedrò di recuperarle e di metterle dentro nella prossima ROM se mi viene un colpo di genio per farle. E per il resto questo video termina qui, vi invito a condividere, commentare qua sotto sulla mia pagina Facebook dove preferite la notizia. Voglio sentirmi dire che aspettavate questa ROM da tanto, ma soprattutto lasciate un bel like sia a questo video sia alla mia pagina Facebook che vi lascio in descrizione. Noi ci vediamo a un prossimo video.